Ragazzi e ciao ragazzi, oggi voglio far vedere una ricettina che faccio molto molto spesso di un piatto completo. Sapete che a me piace tanto fare questi piatti unici, quindi primo e secondo che si fa in fretta. E vi volevo dire che questo è il mio secondo canale, ci tengo a specificarlo perché alcune ragazze fanno un po' confusione, o meglio sono io che magari non mi spiego molto bene, ma io ho un secondo canale, quello in cui carico i video di ricettine sane, leggere, per stare in forma, Ma io dico. come dico io, vlog al supermercato. Quindi molto spesso alcune ragazze mi dicono: ma io non lo vedo, non lo trovo sto video, magari metto la foto su Instagram, su Facebook, però dico: ma io non lo trovo, non mi è uscito, semplicemente perché è un altro canale. Quindi magari iscrivetevi anche a questo canale così non perdete tutti gli aggiornamenti. E quindi adesso prepariamo assieme questa ricettina buona buona buona. Mi raccomando, fatemi sapere se il video vi piace con un bel pollice in su e tanti tanti commentini se la fate, se la provate, le varianti che fate voi. Quindi Cuciniamo, mangiamo, che ho tanta fame, è ora di pranzo. Uso il salmone bio, questo che ho comprato a Carrefour. Abbiamo fatto anche il video vlog al supermercato. Poi le farfalle bio integrali, queste qua le compriamo a Lidl. Poi questa qua che è troppo troppo buona, è una panna tipo vegana, che quindi non è fatta con il latte vaccino, ma è completamente naturale e vegetale, quindi è molto molto leggera rispetto a quella là, è molto più sana. Questo è un piatto molto sano e leggero, e quindi molto bilanciato, anche molto proteico, quindi che potete mangiare anche come piatto unico. L'ho anche messo e poi dopo aggiungo il salmone, lo faccio proprio a fine cottura. Ecco qua, è talmente semplice e veloce che già ho messo pure l'acqua della pasta e ci metto un po' di sale rosa dell'Himalaya qua e poi caliamo le farfalle. Versiamo quindi il salmone qua all'interno della padellina. Un filo d'olio extravergine d'oliva che fa tanto tanto bene. Prezzemolo. Ecco qua, versate le farfalle, che ragazze, mamma mia, sono belle e care queste farfalle integrali, ma non si cuociono mai, aiuto, stiamo morendo di fame. Comunque le ho versate qua dentro. Adesso 2 minuti e aggiungo anche la panna vegana. La cosa bella di questa è che se non la consumate tutta si chiude con il tappino e quindi si conserva in frigo, ed è una cosa secondo me molto molto intelligente, perché quando la tagli col coltello si va sempre a male quando la metti in frigo, quindi ottima invenzione. Come avete visto ragazzi, mi sono mantenuta abbastanza bassa con i grassi, ci ho messo poco olio extravergine d'oliva perché sia il salmone è un pesce molto grasso e sia dovevo mettere comunque la panna vegana, che comunque è più light di quella normale, però comunque c'ha il suo contenuto grasso, quindi è meglio non abbondare con l'olio. Oli, hai fame tu, amore? Cookie! C'è anche Cookie, amore! Ciao, ciao, amore! Ecco qua, abbiamo impiattato, ragazze, che magnificenza! Pronte per mangiare. Adesso non ci resta che completare la decorazione. Sapete che ci tengo sempre tanto. Ho già messo dentro un po' di finocchietto, un po' di pepe rosa, perché adesso facciamo pepe e lime, tipo, no? E allora ce ne mettiamo un altro poco sopra. Quindi vi ripeto, pepe rosa e finocchietto, che a me piace tantissimo. Un po' di prezzemolo per decorare. Un po' di prezzemolino tritato sopra, dei pezzettini di lime o limone, che ho messo il lime perché il limone non ce l'ho, quindi faremo lime, limone e pepe rosa. Ne mettiamo qualcuno anche sopra, è molto molto saporito come contrasto, il limone con il pepe rosa e il salmone, è un'accoppiata vincente ragazzi. Ecco qua, il nostro piatto è pronto per essere mangiato. Che magnificenza! Guardate qua, troppo troppo bello e anche buonissimo.
ragazzi, vado a mangiare, spero tanto che vi piaccia. Mi raccomando, fatemelo sapere nei commenti. Vi mando un bacio grandissimo. Ah, vi volevo dire, ovviamente versione vegana, ragazzi, poi ve lo scrivo sul blog nel post correlato. Senza salmone la potete fare solo con le zucchine, la panna vegana viene comunque un buonissimo piatto, anche con tutte le spezie. Tanti baci, ciao! E non posso fare ciao ciao con la mano perché mi cade il piatto, ciao!